Ciao a tutte ragazze, allora, quest'oggi ho voluto fare questo video in merito a una ricetta che io faccio spesso e ben volentieri. Io penso che sia una delle ricette più semplici che io faccia, salutari e buone, perché l'ho fatto in occasione di cena con certe amiche, parenti e ha riscosso molto successo, anche perché è una cosa un pochino insolita, molto versatile, ma veramente gustosa anche. Io solitamente lo faccio sia con il couscous o con il farro. Questa volta l'ho voluto fare con il farro perché è estate, quindi mi piace per mangiarlo un pochino più freddo. Infatti lo sto facendo un pochino più in anticipo. Però si può fare tranquillamente la stessa ricetta con il couscous, quindi sta a voi decidere se preferite il farro o il couscous. Il rumore che sentite è l'ebollitore perché già ho messo l'acqua un pochino a scaldare. Questo qui è il farro, questo qui è il farro che trovo alla Conad ed è veramente buono, va sciacquato prima, e qui ho riciclato un cestino della rigottina, però non c'è bisogno di lasciarlo in ammollo, però io comunque lo lascio in ammollo giusto 5-10 minuti, però già solitamente è già pronto così, l'importante è sciacquarlo molto bene prima. Allora, questa qui è una padella che per questa ricetta viene perfetta, si chiama wok questa padella e solitamente costa abbastanza, però io la trovo in offerta e mi sono precipitata a comprarla. Questa forma così è molto fina come padella e però è perfetta per questo tipo di cottura, infatti la usano gli asiatici, i cinesi, queste cose così. Sicuramente l'avrete già vista, ci sono anche parecchi ristoranti che si chiamano wok. Potete utilizzare tutti quanti i tipi di verdure che voi preferite. Io per esempio ho preso i funghi champignon, delle zucchine, una carota, un peperone, cipolla, vabbè, olio e poi un dado vegetale o di carne. Vegetale o di carne, sta a voi perché io solitamente ci butto dentro anche, che ne so, una salsiccia triturata, sminuzzata. Però facendo caldo, insomma, la salsiccia non mi sembra molto l'ideale per questo caldo. Comincio col tagliare finemente la cipolla, non troppo fina altrimenti si brucia. E verso subito in padella dove già avevo messo l'olio e lascio soffriggere lascio ammollare appassire, il termine giusto, la cipolla per una decina di minuti, quindi ho tutto quanto il tempo per tagliare le mie verdurine. Ho sciacquato tutte quante le verdure, adesso prendo una ciotolina dove andrò a mettere tutte quante le verdure che piano piano andrò a tagliare. Allora, comincio dalle zucchine, le posso tagliare come voglio, a rondelle, a cubettini, io preferisco a rondelle perché mi piace un pochettino di più. Poi vado avanti con i champignon. Procedo con la carota che prima devo pelare. Questo qui è un attrezzo fantastico, ormai prima erano i must have del trucco, adesso è il must have della cucina. Ultima verdura è il peperone. Io prima lo incido qui tagliando il cicciolo e poi sfilo e levo la maggior parte dei semini. Poi come faccio? Dall'interno taglio e lo taglio a metà. Io preferisco togliere la parte bianca perché mi lascia un sapore un pochino più amarognolo, quindi io preferisco toglierlo. Gli do una sciacquata anche dentro perché ci sono un po' di semini, però adesso che ci penso, penso che un peperone sia troppo, quindi ne uso solamente metà. Lo taglio di nuovo a metà e faccio delle striscioline. Adesso qui abbiamo la nostra ciotola di verdure tagliate. La cipolla è appassita e anche un po' bruciacchiatina. Io purtroppo ho questa cosa che cioè, la guardi da un secondo se no si brucia. Quindi
Comunque, butto tutte quante le verdure all'interno, così semplicemente. Metto un po' di sale. Sembra che ne esce tanto, ma non è. Alzo un pochettino la fiamma e faccio andare un pochettino le verdure. Le faccio appassire un pochettino. Trascorsi 3-4 minuti, rimetto il dado e ci verso sopra l'acqua bollente. Lo verso direttamente sul, non so se lo vedete, sul dado, così almeno sicuramente si scioglie. E vado a coprire le verdure. Adesso che l'acqua ha ripreso un pochettino a sobbollire, lascio cuocere le verdure per 15-20 minuti. Io me ne accorgo solitamente premendo le verdure, vedendo se sono cotte. Principalmente tocco la zucchina e la carota, che sono quelle un pochino più durette. La facilità di questo, di questa ricetta, è che fa tutto da solo praticamente. L'unica difficoltà è quella di tagliare le verdure. Bene, ho messo in un pentolino dell'altra acqua a bollire e adesso ci metto il farro che ho già scolato, insomma scolato, c'è ancora acqua però, vabbè. E metto dentro. Questo tipo di farro ha una cottura di 20, una ventina di minuti. Non metto sale perché comunque già le verdure sono abbastanza saporite, e da qui conto una ventina di minuti, però io non mi fido sempre dei tempi di cottura che loro dicono, quindi io tendo, metto sempre il timer, però tendo sempre ad assaggiare poi. Perfetto, allora il farro è cotto e si è anche gonfiato, quindi adesso lo scolo, lo scola pasta, lascio scolare bene. Adesso ho tolto le verdure dal wok, come vedete l'acqua si è molto ritirata ed è rimasto giusto un po' di sughetto. Questo qui non lo faccio ritirare tutto quanto. Come vedete adesso provo su una, sulle carote e si sfragnano, come dico io, e anche le zucchine. Perfetto. Prendo il farro e lo verso, anche il couscous, sta a voi, lo verso qui e giro. Non lo rimetto sul fuoco perché comunque sono entrambi abbastanza caldi. Giro e lascio insaporire. Bene, adesso come prima cosa io assaggio un pochettino per vedere com'è di sale. Un po' sciapetto, eh. Poi io metto giusto qualche semino di cumino, fa pure rima, che è veramente buono, dà quel retrogusto un po' buono, però potete anche non mettercelo. Visto che è estate, ci metto anche nell'abbondante basilico fresco. Più una cosa che amo dell'estate è il basilico fresco. Io penso che senza piantina il basilico sul balcone non ci posso stare. Un goccettino di olio a crudo, poco poco. Come vedete ha tantissimi colori, a me questo piace tantissimo in estate perché le fa subito sentire un pochino più fresco. Adesso è rovente, però io lo lascio raffreddare, ecco perché l'ho preparato un pochino in anticipo. Adesso se non mi casca tutto, oddio sto facendo, butto tutto quanto dentro una ciotola. Ecco, un altro must have è questo qui, si chiama leccapentole ed è una cosa eccezionale perché, oddio non so, pulisce tutto alla perfezione e raccoglie tutto. Si usa principalmente nei dolci, però anche questo è molto versatile, lo uso un po' ovunque. Perfetto, questa qui era la mia ricettina estiva, è molto fresca, sbattono le porte. E ecco, è molto molto apprezzata, io in cucina mi sto dilettando parecchio, però questa qui è una delle cose che i miei amici hanno preferito di più ultimamente. E niente, io spero che voi la facciate, è molto molto semplice, molto molto estiva. E fatemi sapere se la farete e qualsiasi domanda fatemela qui sotto. Però ecco, ripeto, essendo molto versatile potete metterci tutte quante le verdure che più vi piacciono, e metterci anche il mais, ecco, a me non piace tanto perché ho mischiato caldo e freddo, insomma potete farle come volete. Questa qui è la mia versione, invece del wok potete usare qualsiasi padella o pentola. E ci vediamo al prossimo video, ciao!